Benvenuti in questo lunedì sera, un lunedì fatto di mistero, di omicidi e di cronaca. Ve lo racconterò io, da un punto di vista molto particolare, quello della natura. Benvenuti, io sono l'ultima voce. Lungo le mie sponde sono nate amicizie e storie d'amore. Le primavere finlandesi hanno in me un vero punto di riferimento, ma lì, appena sotto la superficie increspata delle mie acque, nascondo la verità sul destino che ha unito per sempre i destini di 4 ragazzi. Sono il lago di Bodom. Benvenuti nella storia del mio massacro. Sapete, il tempo per me non ha alcun valore. Da centinaia di anni vedo scorrere le nuvole che si specchiano in me e mi faccio accarezzare dal vento, ma c'è stato un giorno che mi è impossibile da dimenticare. Era il 4 giugno del 1960 quando Ruth Colley, passeggiando lungo le mie sponde con la figlioletta di 5 anni, nota in lontananza qualcosa di strano. Laggiù, in una piccola radura poco lontano dalle mie rive, a circa 3 km da me, il lago di Bodom, c'è una tenda da campeggio. Tutto normale? Non proprio. Guardando un po' meglio, si può vedere che la tenda è collassata su se stessa. Al suo interno si intravedono 2 ragazze e un adolescente. Ma la cosa più particolare è lui. Un ragazzo dal volto tumefatto che sembra stia dormendo sopra la tenda. Ruth si allontana velocemente con la figlioletta, ma dice al marito, che sta pescando nei miei fondali a bordo di una piccola barchetta che mi diverto a sostenere e spingere delicatamente, di andare a controllare meglio perché qualche cosa l'ha disturbata. L'uomo solletica la superficie delle mie acque con i remi fino a raggiungere la radura con la tenda collassata. Ciò che vede quando si avvicina è devastante. Dai suoi occhi non si cancellerà mai più l'immagine del massacro. Nils Willem Gustafsson e Seppo Antero Bosman, 2 ragazzi di 18 anni, amano le mie acque da sempre. Loro sono 2 amici inseparabili e con l'ardore dei loro 18 anni non vedono l'ora di assaporare un po' di libertà nelle prime giornate tiepide della primavera finlandese. Non solo un'amicizia, durante i weekend ne ho visti tanti, anzi tantissimi come loro. Amabili coppie di ragazzi innamorati alla ricerca di qualche ora di relax e divertimento. Eh sì, anche se non so esattamente cosa sia l'amore, vedere i 2 amici sfrecciare sulle loro moto con avvinghiate dietro le 2 rispettive fidanzate quindicenni, Ania e Malia, non vi nascondo che mi diede un grande senso di pace in quel lontano 1960. Le mie rive sorgono a 30 minuti di macchina da Helsinki e ricordo bene le conversazioni dei 4 ragazzi. I 2 amici si vantavano dell'assoluta libertà con cui le famiglie le avevano dato il permesso di passare qualche giorno fuori con le fidanzate. Le 2 ragazze invece, molto amiche tra loro, si congratulavano con Nils e Seppo per essere riusciti a convincere anche i loro genitori a lasciarle vivere questo fine settimana da sogno. In effetti, i 2 ragazzi avevano usato motivazioni convincenti. Io, il lago di Bodom, sono da sempre una delle principali attrazioni turistiche della Finlandia e i campeggiatori di certo non mancano. Insomma, sono un lago per famiglie, con tanto di chioschetti e aree verde per i bambini. Niente di pericoloso o inquietante. Un posto tranquillo per godersi il sole di primavera. I 4 ragazzi, prima di trovare il posto perfetto per montare la tenda, hanno fatto qualche provvista al chiosco poco distante. Qualche birra, un po' di carne da fare alla griglia e dei dolci per completare la serata.
Una volta montata la tenda, inizia la serata. Risate, effusioni delle due coppie di adolescenti, una buona cena e poi tutti in tenda per la notte. Il buio cala sulle mie acque e il segreto di quella notte viene sussurrato dal vento. La tenda collassata viene notata da molte persone. Turisti e campeggiatori si avvicinano ma si spaventano e scambiano quella scena per una serata alcolica finita male. Arrivano le 11. Il sole sorge come sempre sulle mie rive e un uomo, Risto Siren, notato la strana situazione, chiama la polizia. Ciò che si presenta agli inquirenti è una scena che renderà per sempre il mio nome legato al mondo della crudeltà dell'uomo. Seppo è sdraiato sotto la tenda. Indossa jeans sbottonati e le braccia sono appoggiate sul petto. È stato colpito più volte al volto con un corpo contundente e pugnalato anche attraverso la tenda. La sua fidanzata è sdraiata pancia in giù, ha i pantaloni ma non più la camicetta. Anche per lei sono state fatali le multiple fratture al cranio. Myla ha diverse fratture sulla fronte che hanno provocato un'emorragia cerebrale. Le 15 coltellate hanno fatto il resto. Nils è sopra la tenda. Occhio sinistro tumefatto e fratture al lato sinistro del volto lo rendono irriconoscibile. L'assassino, prima di attaccare, ha tagliato i cordoni che tenevano la tenda per disorientare le vittime. Sono stati ritrovati 4 coltelli, nessuno dei quali è l'arma con cui l'assassino ha infierito sui ragazzi. Su una bottiglia si individua un'impronta digitale estranea. Mancano portafogli, documenti delle ragazze, oltre alle chiavi delle moto. Ma il massacro che porta il mio nome, il massacro del lago di Bodom, non smette di stupire. Nils è ancora vivo. Viene trasportato d'urgenza all'ospedale di Helsinki e per giorni le autorità attenderanno con ansia che il ragazzo si riprenda per poter svelare la chiave del sanguinoso mistero. In quei giorni i miei fondali vennero scandagliati a fondo per cercare le armi dell'orrendo massacro, ma niente. Non ho restituito nulla di utile. Gli investigatori nel frattempo fanno una conoscenza interessante. Carl Gistrom gestisce il chiosco della parte meridionale del lago. Si mostra molto educato, ma le voci girano. La brezza trasporta pettegolezzi. Quell'uomo, dicono, soffre di spaventosi attacchi d'ira. Si dice addirittura che nasconda lame di rasoio nelle mele che crescono sui suoi alberi per evitare che le prendano i bambini. Carl è un gran bevitore ed è famoso per una strana abitudine. Taglia sempre le corde delle tende dei campeggiatori. Se le mie acque sono indifferenti ai tanti turisti che le ammirano, Carl odia i campeggiatori. E 4 ragazzi andarono proprio da lui ad acquistare i viveri per la cena. Ma il sospettato sembra avere un alibi. La moglie dichiarò infatti che quella notte Carla era con lei e i loro 2 bambini. L'estate del 1960 fu davvero strana. Sulle mie rive si veniva sempre meno. La paura era palpabile e tutti attendevano con ansia le dichiarazioni di Nils.
l'unico sopravvissuto. Il ragazzo lentamente si riprese dai traumi fisici e venne dimesso. La polizia fu subito da lui per raccogliere ogni dettaglio, ma Nils non ricordava assolutamente nulla. Fu allora che un professore universitario si offrì di sottoporre il ragazzo a sedute di ipnosi volte a riportare la sua coscienza a quella notte. Il racconto del ragazzo parlò di una serata tranquilla, di una cena divertente e di qualche effusione con la fidanzata. Poi però, durante la terza seduta, ecco che Nils iniziò ad agitarsi leggermente. «A tarda notte, saranno state le 3», disse. «Io e Seppo siamo usciti dalla tenda per provare a pescare, ma non c'erano pesci e poco dopo siamo rientrati dalle ragazze. Sembrava tutto tranquillo quando ho sentito un rumore secco, qualcuno che squarciava la tenda con un coltello. Era un uomo alto, biondo, con la pelle butterata e un maglione a quadri verdi e neri». Eh già, se mi state ancora ascoltando, immaginerete quanto si parlò di me e dall'assassino che riuscì a fuggire tra la boscaglia delle mie rive in quei mesi. La polizia interrogò chiunque. Gli avvistamenti e le segnalazioni si susseguirono incessanti, ma non si arrivò a nulla. Ed ecco, miei cari, che l'estate passò. Arrivò il fresco autunno e il gelido inverno finlandese. E poi passarono gli anni. E poi passarono i decenni. E solo ogni tanto, tra le increspature delle mie acque, si poteva sentire sussurrare il segreto del massacro del 1960. Questo caso ricco di colpi di scena ne riserva ancora uno. Un salto nel tempo che ci porta al 2003. Un ispettore riprende in mano il caso e fa riesaminare la tenda del massacro del lago di Bodom. La speranza è quella di riuscire ad estrapolare qualche nuova traccia grazie alle moderne metodologie della polizia scientifica. L'intuizione funziona. Si procede ad un arresto. In manette finisce un autista di autobus in pensione che nel 1960 era un diciottenne, Nils Gustafsson. Proprio così, l'unico sopravvissuto al massacro per gli inquirenti è il vero colpevole. Secondo la ricostruzione della polizia, Nils era ubriaco, aveva tentato un approccio sessuale con la fidanzata che però lo aveva rifiutato. L'alcol bevuto con troppa leggerezza a cena aveva reso Nils molesto anche con gli altri due amici, che avevano deciso di cacciarlo dalla tenda. Furioso e frustrato, Nils attese che i ragazzi si addormentassero e iniziò a colpire con un sasso e un coltello gli amici. Proprio mentre attaccava la sua fidanzata, vero oggetto della sua ira, si tagliò un braccio ed ebbe la lucidità di ferirsi consapevolmente e sdraiarsi sulla tenda per farsi trovare e far credere a tutti che anche lui fosse una vittima. Nell'agosto del 2005, il 64enne Nils affronta il processo. Indimenticabile il momento in cui in mezzo all'aula viene rimontata la tenda. Qui le perizie di accusa e difesa si scontrano a colpi di rilievi scientifici. Se è vero che gli schizzi di sangue raccontano che l'attacco è stato sferrato dall'alto della tenda che appartengono solo ai 4 ragazzi, è altrettanto vero che ne sono stati presi in considerazione solo 20,
e solo da 11 zone della tenda. Troppo poco per non ipotizzare che da qualche altra parte si trovi uno schizzo di sangue dell'assassino. Il processo tiene banco anche sulle mie rive. In fondo, quella storia non è mai stata dimenticata dai finlandesi ed è diventata una specie di macabra storia da raccontare davanti al falò nelle serate di campeggio. Ancora una volta passarono i mesi e l'estate lasciò il posto all'autunno. I giornali del 14 ottobre 2005 titolavano «Nils Willem Gustafsson, unico superstite e sospettato del massacro del lago di Bodom, è stato scagionato». Le mie acque continuano a scorrere. Molti anni sono passati e il segreto di uno dei misteri più inquietanti di tutta la Finlandia continua ad essere sussurrato dal vento che ogni notte inghiotte le mie acque. Tratto da una storia vera, rielaborato dalla giornalista Serena Poma e letto da me, Silvia. Vi ringrazio di avermi ascoltato e io vi auguro una buona notte.